a tutti e bentornati ad Api in Giardino. Oggi voglio provare a spostare le api dalla cassettina di polistirolo alla top bar. Ieri sono venuta qui in apiario, ho dato una controllata veloce e purtroppo tutte e tre le famiglie erano completamente a secco, neanche una goccia di miele all'interno del nido. Quindi ieri, invece di aprirle e disturbarle ancora di più, appunto ho controllato semplicemente le sponde e ho aggiunto un po' di sciroppo. Adesso poi con calma le andrò a ricontrollare, a vedere come va, anche perché dobbiamo controllare anche l'arnia azzurra per vedere se per caso hanno iniziato a fare la regina. Adesso l'idea è quella appunto di spostare le api dall'arnia di polistirolo alla top bar e eventualmente i favi, invece di buttarli, possiamo aggiungerli alla cassa azzurra, che sicuramente ne avrà bisogno. Questa è l'idea, poi come sappiamo in realtà poi le api fanno un po' quello che vogliono, quindi vediamo cosa riusciremo a fare. Ok, allora ho già preparato la gabbietta. Gli ho messo qui tutta una parte di candito, di modo che la regina non riesca a uscire, ma che nel giro di poche ore le altre api riescano poi a liberarla. Oggi dobbiamo fare molta attenzione perché questa regina non deve essere danneggiata in alcun modo. Allora, qui sembra tutto ok. Togliamo subito questo. Avrei voluto aspettare ancora un po', proprio perché in questo periodo purtroppo la primavera non è ancora partita, però ieri quando sono venuta a vedere quest'arnia aveva tantissima umidità e proprio anche acqua dentro, quindi non mi sembra proprio un ambiente sano dove possano stare. Ecco, come vedete anche qui i telaini sono completamente vuoti. Qui iniziavano a raccogliere un po' di miele, c'è un po' di covata. Controllo che magari se c'è la regina già qui. Non mi sembra di vederla. Ok. Ora quelle che tolgo le metto qui, così poi le porterò giù. Andrebbero spostate a 3 km, ma io non ho questa possibilità e quindi lascerò qui questa di polistirolo, di modo che poi le bottinatrici che rientreranno le andrò a spostare in seguito. Allora, qui c'è ancora covata, sia opercolata che larve. E anche di qua la regina ancora non la vedo. Speriamo di trovarla qui. Devo ripassare. Sì, in realtà queste, devo dire, attorno alla covata stavano immagazzinando. Non so se sia lo sciroppo che gli ho dato ieri, che può anche essere, però c'è anche un po' di polline. La cosa strana è che c'è la covata in alto e le scorte in basso. Ancora non vedo la regina. Eccola qui. Allora, vediamo come riusciamo ad appoggiarci.
Allora, la regina è qui. Vediamo se riesco. Allora, dalle api che ci sono intorno sembra che l'abbiamo presa. Ora provo piano piano a chiudere. L'ultimo pezzettino, ecco. Allora. Sì, perfetto. La regina è dentro. Allora, adesso l'appoggio un attimo qui. Metto anche quest'ultimo telaino lì dentro. E sposterei anche direttamente il nutritore perché è tutto pieno di api, quindi almeno poi la maggior parte almeno le avviciniamo. Allora, ho preparato la barra della top bar, abbiamo fatto un buchino, abbiamo fatto passare questo filo metallico a cui adesso andiamo ad appendere la gabbietta. Questo è importante perché se la regina è dentro anche le api un po' alla volta inizieranno ad entrare. Poi appunto c'è solo un po' di candito, riusciranno a liberarla veramente entro breve. La top bar l'ho preparata con... L'ho predisposta per avere solo 5 barre, perché diciamo che 2 barre della top bar fanno circa un telaino della Dadant, quindi con 5 siamo proprio a 2 telaini, visto che le api non sono tantissime e che comunque qui è tutto vuoto, hanno già tutto costruito ma vuoto. Adesso appena libereranno la regina io andrò a sostituire questa barra con una già completa, in modo che la regina abbia spazio per deporre e le api possano, sperando un po' nel tempo perché non stanno raccogliendo niente, comunque speriamo che riescano a raccogliere qualcosa. Nel frattempo comunque da questa parte aggiungerò il nutritore con lo sciroppo. Allora, adesso lasciamo lì la regina, andiamo a prendere le altre che poi verrò a scrollare. Allora, prendiamo il pane, lo sposto qui. E cerchiamo di far andare le api qui dentro.
adesso loro sentiranno che lì c'è la regina, quindi un po' alla volta entreranno tutte dentro. A quel punto potremo andare a chiudere. A posto. Posto per un attimo questa, qui ci sono ancora parecchie api, e la porto lì vicino alla top bar. Magari appena saranno entrate tutte nella top bar, poi questa la rimetto lì per recuperare le ultime. Anche con l'affumicatore, ma in realtà non sono i cimeli da che non dovrei andare. Me ne sento poche, eh? Guarda che roba.